Ciao a tutti, eccoci ancora insieme per una nuova puntata di Eden Missione Pianeta. Quest'oggi ci dedicheremo all'acqua. L'acqua è vita, lo sappiamo, è una risorsa preziosa, che però spesso dimentichiamo essere esauribile. E inoltre anche benessere per il corpo e la mente. Oggi guarderemo da vicino alcune delle numerose potenzialità dell'acqua in un viaggio che attraverserà l'Italia da nord a sud. Partiremo dai boschi dell'Alto Adige per poi spostarci con Mr. Nat a Ischia, famosa per le acque termali. Infine andremo nel cuore della nostra penisola per ammirare insieme lo spettacolo della Cascata delle Marmore. C'è una bellissima giornata di sole. Dove sto andando? Vi sto portando a vedere la cascata probabilmente più famosa di tutto l'Alto Adige, ma famosa anche per il suo particolare utilizzo. Qui sono arrivata proprio nel punto più alto della cascata, però nonostante sia molto bello, non riesco a percepirne davvero la forza, soprattutto l'altezza, la caduta. Questa cascata precipita per quasi 100 metri, esattamente parliamo di 97 metri. Allora, per farvela ammirare in tutta la sua bellezza, che in questo momento particolare non è al massimo, perché per vederla con tantissima acqua bisognerebbe venire a maggio, a giugno. Adesso invece siamo dopo l'estate e quindi siamo probabilmente nel periodo in cui c'è meno acqua, ma comunque offre sempre uno spettacolo meraviglioso. Il creatore di questo salto tanto ammirato è il torrente Zil. Solo volando più in alto ci rendiamo conto che in realtà la meraviglia si rivela ancor prima della cascata, e cioè quando il torrente, prima di precipitare, forma tanti piccoli laghetti d'acqua verde smeraldo. Lasciando la cascata, scendo lungo un sentiero che costeggia lo Zil, perché proprio lungo le sue rive ho appuntamento con Claudia Ghilli, una grande amica di queste acque, conosciuta e apprezzata nel territorio, perché da esse, da tempo, ha capito che si può ricavare un grande beneficio. Claudia, perché questa cascata è così speciale? Perché la nostra cascata porta acqua termale e pulisce l'aria. Qua abbiamo un'aria pulitissima, come normalmente lo troviamo più di 3.000 metri. Quindi in realtà invece quanti metri siamo? Qua siamo su 1.000 metri. Questa particolarità, voi la sfruttate soprattutto in determinati momenti dell'anno, quando la cascata cade più copiosa e voi fate una sorta di aerosol naturale. Sì. Una sorta, un vero e proprio aerosol. Sì, è proprio quello. E in quel momento noi arriviamo e facciamo la climaterapia, che è respirare profondamente per pulire tutti i polmoni. Mi fai vedere qualche esercizio che si dovrebbe fare in questa posizione? Perché anche adesso, nonostante le particelle d'acqua siano pochissime, però comunque ci sono nell'aria, quindi sì, potremmo farlo. Sì, l'importante è che noi liberiamo anche i polmoni. Teniamo il fiato e incomincio a aprire l'altra parte. Possiamo anche tutte e due.
Oltre agli esercizi indicati da Claudia, in queste acque sono numerose le persone che fanno quello che è conosciuto come percorso Kneipp. In genere questa pratica, studiata nell'Ottocento dal monaco tedesco Sebastian Kneipp, scopritore dell'idroterapia, si effettua nei centri termali. Qui invece si può eseguire in piena libertà, esattamente come faccio io, anche se con qualche titubanza. Adesso sto per entrare anch'io in acqua per capire in che modo si può fare questa terapia Kneipp. Claudia mi insegna e io uso questa piccola camerina per seguirla in tutto e per tutto. Allora, dimmi cosa si deve fare. Noi entriamo in acqua sempre con il piede destro, lontano dal cuore, perché è acqua fredda. Ah, ecco. Se uno entra con la sinistra, lo shock termico è più forte. Sì. E questo fa male, noi non vogliamo male, ma bene. È sempre uscire, entrare. Allora, uscire. Destra è gelata, lo so già. Sì. In no. effetti, Claudia, sento che è più fredda con la sinistra che con la destra. Sì. Lo sento più fredda. Devi far così. Ah, sempre bisogna su. Uscire? Sì, sempre uscire dall'acqua e di nuovo entrare. Perché bisogna uscire ed entrare per fare sempre il cambio di temperatura? Sì, perché questo, la circolazione, incomincia a lavorare di più. Ho capito, ti seguo. Ok? Sì. Stai attenta di non scivolare. No, non scivoliamo. E a questo punto che cosa dobbiamo fare? Continuamente fuori e dentro. E dentro. Siamo fatti. In quel momento, quando tu senti freddo, noi dobbiamo uscire. Ah! Perché in quel momento è il corpo, perché devo adeguarsi. Io sono abituata, tu forse no. Normalmente si cammina, non si siede, ma noi facciamo... Lo facciamo per comodità, camminiamo. Sì. Appena c'è freddo bisogna uscire. E si sente che si rinfresca, che? Si rinfresca, questa... si sta benissimo. La situazione è meravigliosa, è un posto d'incanto e potrei dire chi si muove più? E senza dubbio c'è qualcuno molto più coraggioso di noi, a dimostrazione che questo luogo è davvero apprezzato. Molte le persone per le quali la parola felicità non può essere separata dalla parola natura e fortunatamente anche il turismo oggigiorno lo sta iniziando a capire. Infatti ci sono delle località che sono diventate dei punti importantissimi per i visitatori. È il caso ad esempio qui in Alto Adige del lago di Braies. Prima della pandemia, questo luogo, diventato molto famoso perché uno dei set naturali della serie televisiva Un passo dal cielo, è stato visitato durante l'estate da una media di 10.000 persone al giorno. Per questo motivo, nel luglio del 2020, per rendere la visita di questo luogo un'esperienza più sostenibile, è stato presentato il piano denominato Braies 2020, che limiterà l'accesso al lago a un determinato numero di visitatori, aggiungendo tutta una serie di normative con lo scopo di preservarne la bellezza. Dalla bellezza del lago di Braies a quella nata dalla creatività delle persone, il passo è breve. Mi
Nel corso del nostro viaggio di scoperta ho trovato questo luogo che mi ha letteralmente affascinata. Per quale motivo? Perché mi ha trasmesso un pensiero molto profondo. Guardate come la bellezza, come addirittura potremmo usare il termine la magia, si può realizzare con cose semplicissime, si può ritrovare nella semplicità. Un po' è diventata di moda oggi finalmente la semplicità. Così come, piano piano, il recupero degli oggetti antichi, che magari sarebbe più giusto chiamare vecchi, ma non per questo meno interessanti. Carlo Platino ha infatti costruito con grande passione un museo dove ha collezionato migliaia di oggetti o strumenti che raccontano l'umanità che ha vissuto in questi territori. Si chiama il Museo Reale e Imperiale di Bad Egerd, sorto su un'antica fonte termale che si dice sia stata già apprezzata dagli antichi romani. Certo è che agli inizi del XX secolo, a bagnarsi in queste acque è venuta più volte l'imperatrice Sissi. Oggi questo edificio è diventato una locanda storica, in quanto le sue origini risalgono al 1430. Ma le sorprese in questo luogo non finiscono qui. In questo particolare giardino ci sono tantissimi fiori, come si possono trovare anche nei giardini di casa nostra o quelli che frequentiamo normalmente. Ma la domanda che vi pongo è questa: quanti di noi in realtà sanno che molti fiori sono mangiabili, cioè edibili? Qui ho conosciuto una signora che li conosce alla perfezione. Li conosce talmente bene che li utilizza per delle specialità culinarie che, oltre ad essere buone, sono belle da vedersi. Jeanette Platino è il suo nome e da sempre i fiori fanno parte della sua vita. Qua abbiamo un trifoglio meraviglioso, un sapore. Una volta venivano usati molto più le erbette, i fiori edibili, perché anche si volevano, anche la cucina molto spezzata. Al giorno d'oggi c'è il rosmarino, il basilico che conoscono tutti, però invece poi è stata dimenticata, però adesso sta ritornando. Qui abbiamo il fiordaliso, anche è bello, bellissimo blu, il fiordaliso. Poi abbiamo le dahlie, si può mangiare, poi i petali dei girasoli, oppure abbiamo anche il fiore di sambuco, molto tipico in Alto Adige il fiore di sambuco, che viene fatto un sciroppo e dopo noi lo facciamo con l'aperitivo. Il dente di leone, soprattutto in primavera, fa molto bene per fegato. Poi il fiorellino io lo uso poi in cucina, faccio un sciroppo, faccio il miele, poi con i boccoli faccio i capperi. È un mondo molto bello e molto saporito. Soprattutto ci vuole tantissimo tempo. Io ho il mio orto, perché questi tantissimi fiori non li ricevi neanche da comprare, devi proprio tirarteli te nell'orto e devi avere una passione. E anch'io giro ogni mattina un'ora e mezza minimo per raccogliere le erbette selvatiche, le erbette, quello è l'unico problema, che il giorno d'oggi tutti hanno stress, tutti vogliono avere tutto pronto, però se incominci a tenere un orto con le spezie, con i fiori edibili, proprio ti ringrazio proprio per il sapore. E dopo aver visto quanto l'acqua fredda sia spesso un toccasana per il nostro corpo, Ischia, paradiseggiando. Ora con Mr. Nat andiamo a Ischia, alla scoperta delle sue terme. Sapete qual è la forza dell'isola di Ischia? È che è un insieme di 40 vulcani che si sono formati con il fenomeno della risorgenza. Adesso proverò a spiegarvelo in maniera semplice. Questo fenomeno è cominciato a seguito dell'intrusione di nuovo magma nel sistema vulcanico sottomarino, causando il sollevamento del blocco centrale dell'isola di almeno 900 metri. Semplificando,
È come se il magma già presente nei vulcani al di sotto dell'isola, spinto dalla formazione di un ulteriore magma, abbia sollevato la terra sopra il livello del mare, fino a raggiungere complessivamente quell'altezza. Ma la presenza di questi vulcani ha contribuito a scrivere una delle pagine più tristi della storia dell'isola di Ischia. Stiamo parlando dell'estate del 1883, esattamente il 28 luglio, quando avvenne una scossa sismica di intensità pari al decimo grado della scala Mercalli. Fu rasa al suolo la cittadina termale di Casamicciola. Una tragedia così grande, addirittura da influenzare il dialetto napoletano. Infatti si esclama: è successa a Casamicciola, è successo qualcosa di disastroso. Stai sempre accantuntata a camminare sta via, non mangi più, non dormi più, che poco andria. Uè piccoli, che per a te sta gelosia, tu vuoi soffrire, tu vuoi morire, chi do fa fa? Corre in braccio a tua mamma, non fa scema piccoli, dille tutta la verità, che mamma te può capire. E passa e spassa sotto sto balcone, ma tu sei guaglione. Tu non conosci femmina, sei ancora così giovane. Tu sei guaglione che te mi sangava, ma tu allora, che buono di sti lacrime, batti non mi fa ridere. Corre in braccio a tua mamma. Si parlava dell'importanza dei vulcani per l'isola. Infatti, grazie ad essi, ad Ischia si è sviluppato il turismo termale, famoso in tutto il mondo. Alle mie spalle sono venuto qui perché si trova la fortezza Malcovati. Anticamente veniva chiamata dagli ischitani lo Scuopolo, perché questa fortezza poggia su grandi scogli di origine vulcanica. Oggi la fortezza prende il nome di Palazzo Malcovati, perché Pietro Malcovati era un medico milanese che si innamorò con sua moglie dell'isola e capì l'importanza delle terme. E fu proprio l'amicizia con Angelo Rizzoli la chiave di volta, perché il grande produttore cinematografico iniziò ad investire sull'isola, producendo film e portando i grandi attori, facendo conoscere quest'isola per le sue bellezze e anche per le sue terme. Dalla bianca e lucente scogliera, ogni sera di te, siamo arrivati. E questo è l'ingresso delle terme tra le più antiche dell'isola, le terme Belliazzi. Adesso ci aspetta giù Alessandro, in un luogo molto particolare, e ci spiegherà l'importanza e la storia di queste terme. Piano piano cambia, cambia tutto. Avete visto come cambia l'ambiente? E sicuramente anche le ottiche si stanno appannando, perché qui fa caldo, ci sono le terme vicino, anzi la fonte del Gurgitello. Pensate che i frequentatori di queste terme erano i romani, e noi sappiamo che i romani sapevano scegliere i luoghi migliori. Che cosa avevano scoperto? Hanno scoperto una bella ricchezza. Loro potevano curarsi dolori muscolari, artrosi, artriti. Le guerre le vincevano grazie anche alle cure termali. I soldati venivano a curarsi qua. Le persone che vengono qua, che cosa si aspettano? Si aspettano di, non dico di guarire completamente, che sarebbe altrimenti un miracolo, però diciamo che riescono a passare un anno senza dolori. Io so che anche la cancelliera Angela Merkel viene qui ad Ischia per curarsi. È vero, verissimo. Tutti gli anni ormai è presenza fissa sull'isola di Ischia. E adesso voi prelevate l'acqua da questa sorgente
e la portate nella struttura su. Esatto, tramite un sistema di pompe galleggianti, quindi a seconda dell'utilizzo che se ne fa nelle cabine, tutto arriva direttamente in automatico. È l'attività del vulcano che spinge su. Esatto, l'acqua arriva direttamente dal sottosuolo, quindi percorre circa un chilometro dalle fessure del sottosuolo, ed è l'attività vulcanica che, oltre a riscaldarla, la spinge verso l'alto. Questa energia proveniente dai vulcani la sento scorrere sotto la mia pelle. Mi accompagna nell'esplorazione di questi luoghi e anche nelle pause che mi concedo durante il cammino, quando trovo scorci dove è impossibile non fermarsi. La sorgente di Nitrodi è un'acqua sacra alle ninfe. È proprio una di esse subì per punizioni una metamorfosi e all'improvviso la sua pelle, i suoi capelli, le sue membra si disciolsero come acqua. Ed è proprio questo il segreto di queste acque. Scopriamolo assieme. Ci troviamo nel comune di Barano, dove grazie ai benefici di queste acque si dice che qui risiedono le donne più belle di tutta l'isola, vere e proprie dee, non me ne vogliano le altre, ma è grazie alle proprietà di queste acque. Pensate che già nell'epoca romana se ne conoscevano i benefici, infatti qui risiedeva il Tempio di Apollo. Adesso però dobbiamo assaggiare quest'acqua termale che sgorga spontaneamente dalla roccia, guardate. È un'acqua calda, ma mi sento meglio. Questa è la sorgente madre di Nitrodi. E lei è la ninfa che protegge questo luogo. E adesso io ve la presento. Proprio lei, guardatela bene. Lei è la ninfa dei monti, Iale, nativa di Ischia, protettrice della natura. Compì un vero e proprio miracolo, donando ad Ischia queste acque che nel corso dei secoli a venire diventarono la base di numerosi medicamenti. Pensate che ne basta solo il 3% per dare a quelle che possiamo definire vere e proprie pozioni dei poteri taumaturgici eccezionali. Questo è un posto magico, questo è un posto veramente della guarigione dell'anima e da noi venivano tantissime persone, tantissimi popoli, da antichi greci ai antichi romani, per guarire varie problematiche della salute, sia interiormente e anche la pelle, perché questa acqua miracolosa taumaturgica è veramente importante per guarire la pelle. Ma forse lei si ricorda di me, perché io qui sono venuto tanti anni fa, ero un giovane adolescente, mi feci male cadendo e sono la testimonianza che le acque di Nitrodi funzionano. Aiutarono la mia guarigione in maniera repentina, erano cicatrizzanti. Sì, è proprio così, mi ricordo di lei. Possiamo dire che questa è la più antica spa del mondo. Sì, possiamo proprio dire che è la spa più antica del mondo, perché antichi medici alpini, Fabio Numerio, Aurelio Monio, sono venuti qui, scesi dalle Alpi, proprio conoscendo la fama incredibile dell'acqua di Nitrodi, per fondare la prima scuola idrologica al mondo, quindi avanti Cristo. E così è nata proprio la spa, perché spa è salus per aquam, cioè la salute per mezzo dell'acqua. E quindi da allora noi siamo qui per aiutare a tante persone da 3.000 anni. Grazie. Grazie a voi. L'acqua è anche forza e può essere utilizzata per produrre energia pulita. Dopo la pubblicità scopriremo la cascata delle Marmore, il cui salto viene utilizzato per produrre energia idroelettrica.
mi trovo nel cuore della Val Nerina. Per collocarla geograficamente dobbiamo pensare che siamo poco distanti dalla cittadina di Terni. Qui siamo entrati in un microclima davvero particolare. Qui tutto è muschio, 365 giorni all'anno, muschio che ricopre tutte queste rocce, tutti questi ambienti. È il parco fluviale del fiume Nera. Qui l'acqua, ancora una volta, è colei che decide il passare del tempo, è colei che lascia impressa la sua presenza ovunque attorno a noi. Eccolo il nostro spettacolo della natura, la cascata delle Marmore. Però se devo essere sincera, in realtà questo è ancora un mezzo spettacolo, perché questa cascata in questo momento è chiusa, ha una portata d'acqua che cade molto bassa, parliamo di 120 litri d'acqua al secondo. Quando la cascata è aperta, quindi è al pieno della sua forza, arriva a 16.000 litri d'acqua al secondo. In questo momento io sono arrivata nel primo belvedere che è stato costruito nel 1781, che si chiama Specola. È un posto ovviamente molto apprezzato dai visitatori, ma sapete la cosa strana che mi ha molto colpito? È che la cascata delle Marmore, che è la cascata artificiale più alta d'Europa, è quasi più famosa all'estero che in Italia. Vi sembra mai possibile? Io sono rimasta davvero allibita, sono rimasta senza parole. È una cascata davvero molto alta, stiamo parlando di 165 metri di caduta divisi in tre salti. Quello più alto, quello più spettacolare che abbiamo proprio alle nostre spalle in questo momento, è alto 83 metri. Ma tutta questa bellezza era apprezzata non soltanto nel 1781, quando è stata costruita questa torre, ma molto tempo prima, perché già parlava delle Marmore Virgilio nel settimo libro dell'Eneide e descriveva così questa cascata: una valle d'oscure selve e fra le selve un fiume che per gran sassi rumoreggia e cade. Proprio così, un fiume che per gran sassi rumoreggia e cade. E come rumoreggia e come cade, fra poco potremmo apprezzare tutto questo spettacolo. La sentite questa sirena? Ci sta avvisando che fra pochi minuti verrà aperta la cascata. In realtà sono quattro sirene che suonano a distanza di circa 7-8 minuti una dall'altra. Allora uno pensa, come ho detto io d'altronde, fra poco ci avvisa che potremmo assistere allo spettacolo della cascata. In realtà invece questi suoni delle sirene vengono utilizzati sempre quando si aprono le dighe. Per quale motivo? Perché visto che il flusso d'acqua che uscirà però lentamente, gradualmente, sarà davvero molto molto ampio, con queste sirene si avvisano tutte le persone che possono trovarsi anche giù a valle che a breve arriverà questa montagna d'acqua improvvisa. Quindi è più che altro un avviso di attenzione, sta arrivando l'acqua, pericolo. Allora, chi è che può essere attento a queste cose? Io me lo sono domandato, anche un pescatore che per caso si trovasse a valle di questo fiume ovviamente dovrebbe stare molto attento. Però noi in questo momento la sirena la stiamo aspettando, perché siamo qui per assistere al grande spettacolo dell'acqua.
In pochi minuti si vede davvero nascere la cascata. Una cascata che nasce due volte al giorno durante la stagione invernale e autunnale e tre volte in primavera e in estate. E in questo momento, davanti ai miei occhi, non solo la cascata sta acquistando sempre più forza, ma proprio per tutte queste microparticelle d'acqua che si alzano nell'aria, è nato anche un arcobaleno. Sto per farvi vedere uno dei luoghi più suggestivi di questo parco. È il Balcone degli Innamorati. Dobbiamo ricordare che ci troviamo nella provincia di Terni e il primo vescovo di Terni nel III secolo d.C. fu proprio Valentino. Valentino per il quale la leggenda narra una storia molto coinvolgente, oggi conosciuto come protettore, come patrono di tutti gli innamorati. Perché è nata questa leggenda? Perché si dice che tanto tempo fa lui avesse messo pace fra due innamorati che avevano litigato, regalando loro una rosa. Ma la cosa più significativa che vogliamo ricordare è che come primo vescovo di Terni fece sposare un pagano con una giovane cristiana. Pensate che soltanto per questa azione venne martirizzato, venne torturato e ucciso. E per questo da allora lo vogliamo ricordare tutti, oltre che come santo, come patrono degli innamorati. Ma adesso andiamo a vedere lo spettacolo che ci aspetta. Per raggiungere il Balcone degli Innamorati bisogna entrare in questo tunnel, un tunnel scavato nella roccia, stiamo parlando dei primi anni del Novecento. Mi piace ogni volta che giro per il mondo, ogni volta che vi racconto il mondo, mi piace ricordare quelle realtà dove viene dato ampio spazio alla bellezza della natura. Prima vi ho fatto vedere il Belvedere che risale al 1781, adesso siamo nel 1900. Ancora una volta l'uomo ha scavato la montagna per arrivare dove? Sempre più vicino alla cascata. E siccome bisogna arrivare sempre più vicino alla cascata, alla fine di questo tunnel probabilmente ci bagneremo tutti, perché è come se entrassimo nel cuore della cascata. E allora mi hanno dato questo impermeabile che bisogna indossare. Ok, così siamo pronti a entrare, a unirci con la cascata, perché così sembra essere quello che ci aspetta alla fine di questo tunnel, come vedete scavato in maniera molto rustica, molto essenziale nella roccia, per permettere alle persone che vengono in questo parco fluviale di vivere al meglio queste diverse realtà. Mamma mia! No, non, cioè, sarà pure un'emozione, abbiamo la telecamera tutta bagnata, però praticamente siamo, non dico dentro, ma quasi dentro la cascata. Ve lo faccio vedere. Quando tutta quest'acqua non c'è, secondo me gli innamorati qui litigano! È bastato aspettare solo un'ora e poi ci abbiamo riprovato. In questo momento siamo riusciti a uscire, non servirebbe nemmeno l'impermeabile perché
chiaramente la cascata l'hanno mandata a riposare. Il luogo però, come vedete, è veramente speciale, perché la sensazione è quella di essere nel cuore di una giungla dove la vegetazione è prepotente, fa sentire la sua presenza. Adesso vi ho raccontato la bellezza di questo parco, vi ho raccontato la spettacolarità della cascata delle Marmore, però in realtà dovete pensare che le cascate delle Marmore non sono sempre state così. Sono il frutto di un'importante opera di ingegneria fatta dai Romani nel 271 a.C. Per quale motivo? Beh, perché nel territorio dove mi trovo io adesso, in questo momento, sul lago di Piediluco, per capirci, siamo circa a 375 metri d'altezza, arrivava il fiume Velino. Aveva un alveo molto ampio e praticamente qui c'erano paludi, c'erano dei grandi ristagni d'acqua, insomma il terreno era molto malsano. Allora i Romani nel 271 a.C. che cosa hanno pensato? Hanno valutato che questo potesse essere un territorio ottimo per l'agricoltura e quindi hanno deciso di bonificarlo. Hanno fatto convogliare le acque del fiume Velino in un unico fiume che ha iniziato a scendere verso valle. Praticamente che cosa abbiamo adesso alle mie spalle? Abbiamo da quella parte il fiume Velino che entra nel lago di Piediluco, mentre sulla destra abbiamo il canale conosciuto come Cava Curiana, fatta costruire dal console romano, mi ripeto, nel 271 a.C., Manio Curio Dentato. Questo importante lavoro di ingegneria idraulica fece sì che l'acqua del Velino, che stava in alto, cadesse nel vuoto fino a precipitare nel fiume Nera che si trovava in basso. E fu proprio così che ebbe origine la cascata delle Marmore. Ma torniamo a parlare dell'opera creata dai Romani, che resistette fino circa all'anno 1000. Poi, con la caduta dell'Impero Romano e l'avvento del Medioevo, non venne più fatta manutenzione al canale costruito dai Romani, e l'area ricominciò a impaludarsi. Fra il 1400 e il 1600 vennero quindi realizzati altri due canali per cercare di bonificare l'area, ma senza successo. Il 1601 fu poi un anno importantissimo per la storia della cascata delle Marmore. Imparando dal passato, venne infatti inaugurato un canale sul solco di quello originario fatto proprio dai Romani, che risolse il problema e diede alla cascata l'aspetto che ha tutt'oggi. Guardate ad esempio adesso dove mi sono fermata. Sono rimasta senza parole, ma anche questa è la bellezza, cioè riuscire a guardare i dettagli. Allora, vi ho appena parlato delle cavità che ci sono su queste rocce, dalle quali anticamente uscivano tanti corsi d'acqua. Ebbene, in questo momento è come se ci trovassimo in un punto dove la terra è stata tagliata a fette. Infatti adesso io ho sulla mia testa le radici di un albero gigantesco,
E poi, continuando a parlare d'acqua, l'acqua che filtra fra le cavità di queste rocce, guardate, abbiamo proprio un corso d'acqua che passa sotto queste radici, ha scavato un tunnel e sta continuando il suo percorso. Ditemi se anche questo non è un luogo che sembra uscito da un set cinematografico. Adesso sono arrivata in un altro punto, alle mie spalle non c'è il seguito della cascata delle Marmore, ma c'è un canale, si chiama il canale Pio. Praticamente nel 1700 hanno deviato parte dell'acqua della prima caduta, del primo salto, in questo canale, perché in determinati momenti dell'anno l'acqua era talmente tanta che a valle creava molte volte problemi di inondazioni. Quindi questo è un altro punto molto interessante, dove si percepisce quanto sia speciale questo parco grazie alla forza dell'acqua. Però parlando di forza dell'acqua, non possiamo limitarci alla bellezza che è indubbia. Dobbiamo ricordare anche quanto oggigiorno sia preziosa questa forza per l'energia idroelettrica. Allora questa cascata, la forza della cascata delle Marmore, praticamente ci offre due cose: da una parte la ricchezza della bellezza, dall'altra parte la ricchezza dell'energia. Per 1300 ore l'anno possiamo ammirarla, nelle restanti ore invece sfruttiamo la sua potenza. Dobbiamo anche ricordare che all'inizio del 1800 già l'uomo aveva capito quanto potesse essere utile l'acqua con le sue cascate per dare dell'energia, ma ha iniziato a sfruttare l'acqua soltanto alla fine del 1800. Adesso vi portiamo a vedere una delle centrali idroelettriche più importanti d'Italia. Ad accogliermi il direttore della centrale Giancarlo Bellina, che per prima cosa mi spiega quanto sia articolata questa realtà. Mi fai capire questa grafica, così almeno abbiamo le idee più chiare? Certamente, Licia. Allora, partiamo dal bacino di Piediluco. Sì. Quindi da questo importante bacino, che è proprio un nodo baricentrico di tutto il sistema idroelettrico di Terni, le acque attraverso un canale a pelo libero e successivamente attraverso un'opera di presa arrivano in una galleria e poi in due condotte forzate che portano l'acqua a bocca della centrale di Galleto. Questa derivazione è attraverso l'apertura di due di queste tre paratoie si attivano le cascate delle Marmore. Noi qui abbiamo un incrocio. Sì. Praticamente un semaforo. Noi la chiamiamo derivazione tecnicamente. Ecco, però... io più semplicemente incrocio, un semaforo che in realtà è una derivazione. Sì. Quando vediamo lo spettacolo delle cascate, è verde da questa parte. Esattamente. Quando abbiamo aperto una valvola, noi la chiamiamo paratoia, e quindi fluisce l'acqua lungo le cascate. Quando le cascate stanno chiuse, quest'acqua invece contribuisce alla produzione di energia elettrica della centrale di Galleto. Possiamo dire quindi che questa è una grande batteria? Licia, possiamo dirlo, ma questa è una peculiarità degli impianti idroelettrici a invaso, a bacino, perché è difficile poter immagazzinare energia elettrica ed averla disponibile girando un interruttore con gli impianti elettrici in generale. Gli impianti idroelettrici come questo ad invaso permettono effettivamente di immagazzinare una certa quantità di acqua che poi attraverso l'apertura di una valvola diventa di fatto energia elettrica. Quindi a tutti gli effetti possiamo sicuramente dire che questa tipologia di impianto permette di immagazzinare energia elettrica e quindi il concetto della batteria sicuramente suona bene. Allora andiamo a vedere come funziona. Certamente, adesso. Certamente. Andiamo.
cosa sono queste? E allora, qua siamo proprio al punto in cui l'acqua entra in turbina. Quelle che vedi sono due grosse valvole, sì. Quindi appena queste valvole si aprono, quest'acqua che sta a 200 metri comincia a fluire, comincia ad avere energia, energia di movimento, energia cinetica, che andando in turbina produce un'energia meccanica che attraverso il generatore elettrico si trasforma in energia elettrica. È vero che è un fiume, una cascata, un dislivello, insomma, di un canale possono produrre tanta energia fino a che hanno una determinata pendenza? Sì, certamente. È il caso, per esempio, della centrale di Galleto. Quando l'acqua che viene da questo salto di 200 metri entra in turbina, produce la sua energia elettrica, quest'acqua che viene scaricata dalla turbina viene reimmessa nel ciclo idrogeologico naturale del fiume Nera e quindi continua a essere valorizzata nelle altre centrali in cascata che stanno dopo la centrale di Galleto. Quindi, come dire, finché c'è un salto disponibile e finché c'è acqua, continuiamo a fare energia dalla natura. Adesso vi facciamo vedere come è fatta una turbina, però sarà solo farvelo vedere perché sennò dentro il rumore è troppo forte. Andiamo a vedere la turbina. Possiamo dire adesso che ci troviamo di fronte al cuore che ci dà l'energia? Siamo di fatto, sì, nel cuore dell'impianto. Questa è la turbina idraulica. Cosa succede in questa turbina? Abbiamo visto l'acqua che viene da 200 metri di altezza, si aprono le valvole e quindi l'acqua entra in turbina e fa girare le pale della turbina. Quanta acqua entra in questa turbina? Bene, in questa turbina entrano 45 metri cubi secondo di acqua. Una quantità molto elevata, se dovessimo dire a che cosa corrisponde come energia elettrica fornita? Può soddisfare il fabbisogno di circa 350.000 famiglie. E naturalmente siamo orgogliosi di dire che i nostri elettroni sono verdi. Allora, ribadiamo questo concetto, energia elettrica green, perché quante sono le emissioni di CO2 in atmosfera? Praticamente non ci sono emissioni di CO2 in atmosfera, per un motivo molto semplice, perché non c'è combustione. Quindi l'impianto idroelettrico, la centrale di Galleto, non emette CO2 perché non c'è combustione. Anzi, evita la produzione equivalente di circa 1 milione di tonnellate di CO2 l'anno. Un luogo davvero particolare, dove uomo e natura sembrano aver raggiunto una sorta di equilibrio perfetto. Se non fosse per l'abbigliamento, ditemi se la sensazione non sarebbe quella di essere su un gigantesco iceberg. E anche quello che ho in mano potrebbe essere semplicemente tanta, tanta neve. In realtà, tutto ciò che vedete alle mie spalle è il prodotto di 4 lavoratori che non si stancano mai di operare da tantissimo, tantissimo tempo. Sto parlando del fango, dell'acqua, del vento e del sole, che in tantissimi anni, dobbiamo pensare addirittura che già al tempo dei Romani lavoravano per offrire il sale a noi esseri umani. Mi trovo alle saline di Margherita di Savoia, in assoluto fra le più grandi d'Europa. Pensate, sono lunghe 20 chilometri e larghe 5. Un vero capolavoro della natura. Adesso, come vedete, mi sto arrampicando su questa grande montagna fatta di sale. Ricordo come il sale, da sempre, è stato considerato un grandissimo tesoro.
Queste saline erano di proprietà dei Borboni. E sapete che cosa dicevano? Le saline di Margherita di Savoia sono la gemma più preziosa della nostra corona. Lavorare il sale era molto faticoso, potete bene immaginare. E per questo, addirittura nelle saline in genere, ma anche in queste in particolare, lavoravano molto anche i carcerati. Questo fino ai primi del Novecento. Ma perché il sale era così prezioso? Beh, ce l'hanno insegnato tante volte, però è giusto ricordarlo. Era prezioso perché innanzitutto non c'erano i frigoriferi e quindi il sale era indispensabile per la conservazione dei cibi, ma poi veniva utilizzato anche per tantissime altre cose. Serviva ad esempio a colorare i vestiti, serviva come disinfettante, faceva bene al corpo. Insomma, il sale da sempre è stato indispensabile per la vita dell'uomo, anche se poi il suo valore nel tempo è andato un po' perdendosi. Oggi, ad esempio, queste meravigliose saline resistono, prima di tutto perché sono molto famose, ovviamente, sono belle da vedere e ci offrono del sale che è considerato davvero ottimo. Però pensate che resistono e sono protette anche per un discorso legato alla natura, perché forse noi esseri umani ci siamo dimenticati di quanto possano essere importanti queste saline, ma gli animali non lo dimenticano mai. Per gli animali queste saline rimangono indiscutibilmente una fonte di vita e di sopravvivenza. Per oggi è giunto il momento di salutarci. Grazie per essere stati con noi. Appuntamento alla prossima puntata.